Io credo che quello che Bartolomei diceva non sorprenda Cecilia Pirrone, primo perché è donna, secondo perché è madre, terzo perché è psicologa e si occupa moltissimo della comunicazione in famiglia e sulla famiglia da tanto tempo, è anche autrice di un libro con un bellissimo titolo, Comunicazione e amore, quale linguaggio in famiglia? Allora Pirrone, abbiamo sentito, no? Cinque linguaggi, ipotizzava, abbiamo iniziato insomma, a accompagnarci dentro questi linguaggi, io con lei vorrei, quindi abbiamo insomma, capito quanto è importante il linguaggio che utilizziamo in famiglia. Vorrei ampliare questo quadro e, per esempio, guardando i tanti diversi linguaggi che lei ha identificato, mi colpiva molto il linguaggio della festa, come qualcosa che in famiglia è perentorio recuperare. Ci spiega un po', condivide un po' con noi questo linguaggio. Che cos'è? Papa Francesco ha scritto comunicare la famiglia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. E allora credo che il momento, il linguaggio della festa sia il momento per eccellenza della gratuità. Credo che ci sia un problema al suo microfono. Ecco, forse si muove. Glielo aggiusto io, guardi, facciamo così in modo tale che poi possa tutto venire per il meglio. Ecco qui, vediamo un po' se funziona così. Riproviamo. Il momento della festa è il momento per eccellenza della gratuità, è il momento dove tu devi, non sei impegnato in un'attività, ma al contrario sei impegnato a far festa. Un tempo i latini avevano inventato il tempo dell'ozium. Era il tempo dove uno si doveva dedicare a sé. Penso che nella società di oggi si debba scegliere di fare festa e di dedicarsi all'ozio, ma l'ozio è inteso come tempo per sé, dove è inteso come tempo per il benessere della persona e della famiglia. Nelle sue relazioni, quindi, Pirrone, in qualche modo è qualcosa che noi stiamo rischiando come famiglia di perdere. Io penso di sì, in qualche modo bisogna imparare a scegliere di far festa, non è un fatto scontato anche questo, noi viviamo in una cultura dove tutto corre, dove con un click si cambia la situazione, viviamo dei legami che sono dei legami che si sciolgono, i geologi parlano di scioglimento dei ghiacciai, i sociologi parlano di scioglimento dei legami amorosi, si parla di società liquida oggi. Per cui in qualche modo stabilire dei legami che siano duraturi e dentro i quali vivere un momento di festa diventa una scelta importante. Senta Pirrone, c'è anche tra i vari linguaggi il linguaggio del lavoro che a volte può essere da ostacolo nelle relazioni, nella comunicazione tra figli, tra genitori. Cerchiamo di capire anche di che cosa si tratta e poi insomma come lo esprimiamo questo linguaggio. Io penso che parlare di lavoro oggi voglia dire oscillare tra due parole, precarietà e flessibilità. Non si capisce bene se le persone vivono situazioni di precarietà che a volte vengono mascherate dietro a situazioni di grande flessibilità. Adesso le persone difficilmente iniziano a lavorare in un'azienda e finiscono la loro vita dentro la stessa azienda, ma più facilmente si devono spostare, cambiare continuamente attività lavorativa e via dicendo. Certo che chi lo sceglie perché gli piace, perché è la sua passione, perché è un libero professionista, è un discorso. Chi si ritrova a dover oscillare tra un lavoro e l'altro porta anche, credo, in famiglia tutta una serie di preoccupazioni, di tensioni. Quindi penso che il lavoro entra, non si riesce a lasciarlo fuori dalla porta di casa, il lavoro entra dentro la famiglia e tuttavia, come dire, fa parte stessa sia del rapporto di coppia sia del rapporto con i figli. All'interno della coppia è bello poter pensare che l'altro cresce anche con il suo lavoro, è bello poter dare spazio all'altro perché fa un determinato lavoro, è bello conoscere il lavoro dell'altro, ma anche questo fatto invece delle volte diventa motivo di tensione, no? Per cui uno arriva in famiglia e è arrabbiato, si porta dietro tutte le preoccupazioni, i figli magari a scuola hanno combinato dei guai e quindi tutto questo crea e di nuovo diventa un tempo frenetico. Allora lei, Pirrone, facendo riferimento anche al messaggio, il bel messaggio di Papa Francesco in occasione, no, della giornata delle comunicazioni, crede veramente che la famiglia sia una forza che non tramonta, insomma è il luogo dove davvero si abbattono i muri, no? Dove si può abitare anche il silenzio quando c'è in un modo differente. Il titolo del libro è Comunicazione e amore, quale linguaggio in famiglia? Se si parla di amore, si parla di bellezza e quindi sarebbe bello poter fare un'ode alla bellezza della famiglia. Perché io credo che ciascuno di noi
Nel momento in cui vede, non lo so, un bimbo che nasce, si incanta di fronte alla sua bellezza. Un padre che aiuta un figlio ad andare in bicicletta senza rotelle è una meraviglia. Una madre che prepara un pranzo speciale perché è il compleanno di qualcuno. Sono due persone anziane che ancora si amano e si danno la mano. Credo che questo esprima enormemente la bellezza della famiglia, anche se sono d'accordo, ci sono dei limiti. C'è un maschile e un femminile, noi potremmo aprire un dialogo sul maschile e il femminile. Anche ci reinventiamo un'altra puntata. E che la famiglia